Ciao divette e ciao divetti, benvenuti in un... Affanculo! Iniziamo bene. Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vedete questa inquadratura un po' più dal basso perché stavo girando un video fetish. E nel mentre giravo questo video, tra l'altro non so se vi piace questo outfit che ho creato abbinando questa maglia di Telly sportiva e una gonna elegante, di pelle, cioè, e mi piace un sacco questo outfit così, non so se a voi piace. E comunque su 21 Buttons ci sono le foto con i link di questi indumenti. Seguitemi sempre su 21 Buttons, nell'info box c'è il link per scaricare l'app. Ricordatevi che scaricando l'app potete farmi monetizzare, perché io guadagno ogni qualvolta che voi scaricate l'app, quindi scaricatela per supportarmi e farmi monetizzare. Io non mi vergogno a dire questa cosa, cioè non mi vergogno a dire di farmi monetizzare, perché sono qui per questo, questo è il mio lavoro. Questo è un video proprio chiacchiericcio in cui volevo raccontare qualche news. Quindi la prima cosa che vi voglio dire è che voglio cominciare a fare i video di cibo. Stanno arrivando richieste di fare video col cibo e allora io accolgo volentieri la proposta, siccome a me piace mangiare. E allora mi sono un attimo documentata e ho visto che ci sono gli ASMR col cibo, che è un video che vi registrerò oggi. Lo farò con le patatine, perché in casa sono le patatine. Vediamo, metterò anche il titolo in inglese, comunque per essere visualizzato anche in anche all'estero, e vediamo se va o non va questo video. E se va ne farò altri. E poi ci sono, ho visto che ci sono anche quei, com'è che si dice, mukbang di gente o che si abbuffa o che magari mangia e chiacchiera. Quindi se vi può far piacere il fatto di mangiare e chiacchierare, è una cosa che posso fare, perché quello, tanto io sto, cioè nel senso, quando mangio da sola, quando sono a casa ovviamente, vivendo da sola, quindi volendo posso tranquillamente farmi dei video mentre mangio, non sempre, però magari quella volta che mangio il sushi o la pizza o qualcosa di speciale, posso farvi il video se vi piace l'idea mentre mangio. A me non lo so come possa piacervi sta roba, dà fastidio sentire il rumore della gente che mangia, ma a voi piace, e quindi se vi piace, vi piace, non so che dirvi, contenti voi, a me no. Infatti io non riguarderò i miei stessi video perché altrimenti dovrei tipo uccidermi per coerenza, proprio perché mi fa venire l'omicidio sentire la gente mangiare, quindi figuratevi se mi guarderei mai quei video. Però visto che a voi piace, a qualcuno di voi piace, posso farlo se vi piace, se vi piace. Vabbè, insomma, poi cos'è che volevo dirvi? Vi volevo dire della mia malattia. Wait, la cosa più importante della mia malattia, che sono andata dalla dottoressa, mi ha detto che non ho, dagli esami non esce nulla e che quindi ho un problema autoimmune, e ho una poliartrite, mi ha detto che ho una poliartrite, e adesso mi ha dato un medicinale che si chiama Plaquenil, mi sembra, non mi ricordo più. Il principio è idro. Un attimo, cioè è difficilissima quella parola, idrossiclorochina. Ne ho già preso una pastiglia oggi, tra l'altro è sabato, ho detto la prendo oggi la pastiglia, così vedo se mi fa effetti collaterali. Per ora non ho niente e la dovrò prendere per qualche mese, però ho già chiesto su Instagram se qualcuno di voi l'ha presa e molti mi hanno detto di sì, che c'è gente che l'ha presa anche per anni, vabbè, e quindi, insomma, vabbè, per ora non sto avendo effetti collaterali di nessun tipo. Infatti la dottoressa mi ha detto che è praticamente priva di effetti collaterali ed è una medicina blanda che cura le artriti leggere. Comunque la mia è una cosa molto leggera, in ogni caso non è una roba grave, quindi vabbè, prendiamo sta medicina, speriamo che passi e speriamo che la cosa rientri. E poi stavo leggendo i commenti del video che ho fatto oggi contro il mio ex e mi dà in culo
che una persona, perché poi la maggior parte della gente ha capito com'è la questione. Qualcuno mi ha accusato che io provi ancora qualcosa per lui, ed è questo il motivo per cui volevo fare questo video, non per parlare di questo, per dirvi che non provo assolutamente niente più niente per lui, perché comunque è una persona veramente inamabile, secondo me. Io non so come abbia fatto ad amarlo per anni, ma era solo una questione, secondo me, non di amore, ma di cioè, lui mi trattava male, allora io ero fissata col fatto che volevo che lui mi trattasse bene, una cosa del genere. Io ho fatto anche un video sul narcisismo che spiega un po' questo fenomeno. È un video che deve uscire. Vabbè, comunque, secondo me era più un attaccamento di questo tipo, perché di fatto una persona così non è umanamente amabile, perché non ha niente di positivo, non ha qualità proprio. E quindi ora che ne sono uscita, cioè perché un conto è l'amore, un conto è una dipendenza affettiva, no? Nel momento in cui avete una dipendenza affettiva non ne uscite. Pensate di amare, poi in realtà non è amore, è come appunto una dipendenza. Quindi vi posso assicurare, lo giuro su mia madre, su mio padre, su Narciso, su mia nonna, su mia cugina, sulle mie migliori amiche, su me stessa. E sui soldi, ecco, così almeno siete sicuri. Se lo giuro sui soldi, potete essere certi che non mento, lo giuro sui soldi, che non provo più niente per lui. L'unica cosa che provo relativa a lui è il pentirmi di essere stata insieme a lui, nel senso lo proprio rinnego, cioè è una persona che rinnego. Non tanto per esserci stata insieme, magari per un periodo, perché poi vabbè, mi sono anche divertita a volte, però l'esserci stata così tanto, questa è una cosa che proprio è un rimpianto, cioè è un rimpianto di vita, nel senso avrei potuto starmene benissimo da sola invece che stare insieme a lui e avrei fatto molto meglio, perché infatti adesso che me ne sono completamente liberata, lui non si è liberato di me, ma io mi sono liberata di lui, e lui non si è liberato di me ovviamente perché mi sto vendicando, però io mi sono liberata di lui e sto molto meglio, cioè molto molto meglio. Però tuttavia devo dire che il mio cuore non è completamente privo di amore, c'è una persona che amo, c'è una persona che amo, ma non vi dico chi è perché me lo dovete dire voi, nel senso, voglio vedere se riuscite a capire chi è la persona che amo. Vi do l'aiuto che non è il cameraman, non è il cameraman, quindi quello potete stare tranquilli, non è lui. Però c'è una persona che amo, è una persona che non vi è sconosciuta e che quindi potete indovinare, ma non vi dirò chi è. Non lo posso dire, non lo posso dire, magari lo dirò un giorno, ma non lo posso dire adesso. Quindi, però c'è una persona che amo e niente, quindi nei commenti potete scrivere secondo voi chi è questa persona. Sono curiosa di sapere che cosa pensate, sono curiosa di saperlo. Tuttavia, anche se amo una persona, devo dire che stare da soli è la cosa più bella del mondo, ragazzi, cioè si sta veramente bene e tra l'altro, questo periodo per me è un periodo molto figo. Quindi posso annunciarvi che dopo aver passato dei mesi un po' deprimenti, un po' in cui stavo un po' giù, e adesso sto bene perché sto facendo un botto di cash, nel senso che il mio lavoro sta andando a gonfie vele. Ne faccio tanti, sia su, cioè, tanti su YouTube ci faccio, ve lo dico, tanto frega un cazzo. Adesso non so se c'è più la regola che non si possono rivelare i guadagni. Comunque su YouTube ci faccio un millino di dollari, quindi
Quindi vabbè, non sono 1.000 euro, perché adesso purtroppo i dollari sono un po' più bassi questo periodo qua. Comunque ci faccio un millino di dollari e è strano, mi sembra strano, perché non faccio tantissime visualizzazioni, faccio diciamo mensilmente, quindi non guardate le visualizzazioni agli ultimi video e cose del genere, vi parlo delle visualizzazioni mensili, faccio circa un milione di visualizzazioni mensili, che a voi sembrerà tanto. In realtà io mi mantengo sempre sul milione, nel senso che sono, cioè, anni che faccio più o meno 1 milione di visite mensili, ma una volta non si guadagnava così tanto con 1 milione di visualizzazioni, tranne i periodi, vabbè, poi ci sono stati dei periodi che ne facevo molte di più, perché magari avevo dei gossip, delle cose, come ad esempio anche solo i video vendetta di dicembre, che mi hanno fatto monetizzare di più e ho fatto molte più visualizzazioni del mio solito. Però quando sono stabile di visualizzazioni ne faccio sul milione circa, no? E però non mi era mai capitato di guadagnare così tanto, cioè tanto tra virgolette, perché poi 1.000 dollari non sono tanto, cioè se uno dovesse camparci non sono tanto, però rispetto alla media di YouTube sono tanti, cioè nel senso che ho sempre guadagnato meno con lo stesso numero di visualizzazioni, quindi mi sembra come se YouTube stesse sganciando di più del solito, per cui poi ovviamente se aumenterò le visualizzazioni aumenteranno anche questi guadagni, perché se sono già tanti così figuratevi dopo. Vabbè, comunque sono molto contenta di questa cosa e questa cosa mi fa venire voglia di fare sempre più video, perché chiaramente se vedo che c'è un guadagno mi fa proprio piacere farli. E poi soprattutto sono felice, veramente felice, di come sta andando il lavoro nel fetish, perché sto guadagnando parecchio e vedo che vendo tantissimi video, insomma che la gente mi segue tantissimo nel fetish, anche perché ho collegato i video fetish a Twitter, perché siccome su Twitter si può comunque si può pubblicizzare anche roba per adulti, su Twitter non c'è il limite della tetta, del culo, dei calci nelle palle, quindi su Twitter pubblico le anteprime e quindi facendomi anche pubblicità su Twitter si vede che appunto la gente mi segue di più anche nel fetish eccetera, e sono veramente contenta. Però è stata una cosa voluta, nel senso che dopo mesi di pigrizia in cui non avevo voglia di fare un cazzo perché ero un po' depressa, un po' così, un po' colà, poi ho avuto questo problema di salute dell'artrite che non si capiva come farmelo passare, che medicina devo prendere, cioè non si capiva un cazzo, quindi insomma tutte queste cose mi hanno fermata e anche i miei guadagni erano crollati, perché questo è un lavoro che se ti fermi vivi di rendita per un po' con i video che già hai su, però dopo un po' è come non fare più video su YouTube. E allora adesso che mi sono insomma messa sotto a fare tanti video, a girare tanti video, vedo che invece lavorando una media, non lo so, di 4 orette al giorno e i giorni almeno 3-4 giorni a settimana di riprese, vedo che appunto sto guadagnando bene e sono felice. Poi ho delle fantastiche collaborazioni con altre ragazze, persone con cui lavoro, appunto faccio video insieme, quindi sono stracontenta dei risultati e di come sta andando la cosa e niente. Vi posso anche anticipare che sto cercando comunque di sistemarmi in zona Milano, non proprio come vivere, perché per ora non me la sento di lasciare questa casa, perché intanto questa casa è bellissima ed è grandissima. Vabbè, non guardate come la tengo, perché se guardate come la tengo mi dite vabbè ma stai in una stalla quindi vabbè, perché io la tengo di merda, perché io non sono in grado di disporre le cose e tutto, però la casa qua è veramente bella e cioè una casa così a Milano mi costerebbe, credo, 3.000 euro d'affitto, una cosa del genere, quindi devo comunque valutare se ne vale la pena trasferirmi proprio come casa a Milano. Però adesso mi sto stabilendo tra virgolette là a livello di lavoro, voglio infatti cercarmi un posto là per lavorare, un posto, fare magari tipo un dungeon, una cosa così,
e quindi sono un po' alla ricerca, vedremo, vedremo. Per ora vado e vengo da Milano, cioè vado avanti e indietro con la macchina, spesso e volentieri, ecco, per evitare questi viaggi avanti e indietro, magari trovarmi un posticino lì, insomma, non mi dispiacerebbe. E niente, quindi sono strafelice di questa cosa. E nulla, che dirvi, che dirvi. Queste erano le news di cui volevo parlarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video.